Nei giorni scorsi sono stato a Torre del Greco per visitare Fabio Ferro, è stato molto molto divertente e di questo trovate un video che ho pubblicato nei giorni scorsi sul canale, ma ne abbiamo approfittato anche per giocare e adesso è arrivato il momento di andare in campo. Oh, allora ragazzi, video precedente l'avete già visto, era il vlog con questo personaggio qua che tutti probabilmente... Ah, ce l'hai con me? Sì, proprio tu, ecco, guarda, lo vediamo più da vicino. Madonna, Oh, te l'hanno mai detto che assomiglia a Zidane? Io a Zidane? Sì, secondo voi? Ditecelo qua sotto nei commenti, secondo me gli somiglia è molto. che la luce fa sembrare che sia un po' più pelato di quel che Com'era quello di Materazzi? Ragazzi, la vociata, siamo qui a Torre del Greco al Nutens Poseidon. Poseidon, ok, quindi non possiamo giocare male perché hanno vinto la Serie A1. Aggiungiamo che io sto giocando di merda da quando abbiamo iniziato a giocare. Tu fai finta di È niente, tanto l'emozione è l'emozione. No, perché siamo qui, stiamo provando un po' di racchette che sicuramente troverete poi video sul canale di Fabio. Sì, con tutte le impressioni, quindi una sorta di maxi recensione globale, roba Roba interessante. tosta, roba seria. E adesso facciamo un bel tie break, Fabio, Sì. dove ogni cambio a campo scambiamo con voi le nostre impressioni. Fanculo al punteggio, chi Sì. se ne frega. E così eccoci qua. Dopo aver giocato diversi tie break a 7, dove in ognuno abbiamo cambiato telaio, e questo farà parte del video che verrà pubblicato sul canale di Fabio, abbiamo cominciato con un tie break a 21, che signori, vi preannuncio, è durato tantissimo e ci sono voluti ben più di 21 punti per portarlo a casa. A casa di chi? Beh, lo scopriremo nel video. Continuate a guardarlo e se vi piacciono questi contenuti e volete supportare il canale per farne ancora di migliori, iscrivetevi al canale. Al mio, fatemi un favore, anche a quello di Fabio. A lei, o meglio dire, aiuto. Ha giocato dei vincenti belli sulle righe a un gran dritto, l'ha lasciata andare, giusto così. Vi giuro, ho giocato di merda fino adesso. Però poi, sulla stanchezza, un po' la vecchiaia, mi sono ricordato di tirare un po' col braccio. Però poi qualche punto glielo faccio qua. Sennò poi mi tratta male quando vengo a Cagliari. Brutta! Meno male che è un giovane pischello che sta rispettando, mi regala punti. Quattro Fabio, dai, questi 4 punti ce li recuperiamo, forza. Sbagliato, dovevo servire io 9-5, faccio solo un servizio. Bravo.
vi dico la verità, Michele gioca bene, ma si sta emozionando in questo momento. Ha giocato molto meglio a fotocamera spenta. Quanto sei ciuccio! Invece sei Raffaele Natale. Vai. Questa non vale tutto. Spero che Michele non la metta, perché quella è proprio brutta quella qua. Non ci credo! Non ci credo. Ha fatto vedere Calo di Natale anticipato. Era con la testa sott'acqua. Io più di lui, c'è la apnea. Lunga, lunga! Allora, dovete sapere che Michele c'ha quel servizio da sinistra che sembra che parte il kick e invece batte piatto da qua, per cui ti forse ne ha fregato due volte. Lunga, lunga! Bella, dovete sapere che sto provando, sto registrando da Bivor 98, ok? Mi lascio la mia fotocamera, vado di là e gioco di merda, vengo di qua e gioco bene. Dopo mi deve passare il file Michele, che sennò la recensione non la posso fare. Vabbè ragazzi, prima non ne sbagliavo una, adesso le sto sbagliando tutte. Cambio racchetta. Questa è la Pure Aero nuova Raffa da 290 grammi. Prima stavo usando la Gravity MP, vediamo che succede. È un'altra marcia, dice Fabio, ci credo, molto più inerzia, più leggera, ma non troppo. Già devi solo mandare di là e te la mandi a retta. Bastava spingere. Bravo. Bravo, bravo, ha rischiato. Serve in volo, giusto. Punto alla volta, forza! Aia! 17-15, due punti da recuperare, ha sentito un po' la tensione. Oh! Questo sport è maledetto, perché quando ti sembra che stai andando in crociera, stai navigando, ti sale tutto addosso. 17-16. No.
9:18, non abbiamo cambiato campo per chiudere in bellezza e poi andiamo a mangiare la pizza. Vediamo che succede. Restate incollati. Ora 20:19 per lui, meglio di così non lo potevate chiedere. Dai, che errore! Oh yes! Metti una parte. Giuro che non stiamo scherzando. Allora, Fabio, te la sei portata a casa? Sì, con un po' di culo. Meno male, perché male. Se venivo qua e in più vincevo, ci facevi una brutta figura. No, vabbè, come ospitalità andava fatto, secondo me. Diciamo, questa non per mettere mai avanti, è una settimana di lavoro intenso, quindi stavo un attimo senza gambe. Però sì, nonostante ciò devo ammettere che il ragazzo qui gioca meglio di quello che si vede nel video. Sì. E c'ha un colpo, l'ho detto prima nel video, tu non lo sai. Dimmelo. C'ha quel servizietto di merda da sinistra che sembra che sta partendo con il kick, ma in realtà la palla è piatta. È la prima che ha fatto, io non l'ho vista, è andata nell'angolo. Forse il secondo punto del tiebreak, ho detto boh. No, ma non era in questo tiebreak, non l'abbiamo filmato. No, ce l'hai tu filmato. Ce l'ho filmato io, sì, lo metterò nella mia recensione. Okay. Anche se non vale, non vale ai fini dei punti. No, però ragazzi, mi sono veramente divertito e soprattutto vi prometto che vengo in Sardegna. Infatti, adesso ti aspettiamo adesso in Sardegna. Devo contraccambiare, verrò con mia moglie, mia figlia, insomma, vedremo così. Loro le parcheggio al mare, perché dici in Sardegna c'è il mare, vero? Sì, c'è un discreto mare, diciamo. Discreto. E si mangia anche bene, per cui... Giusto, calamaro fritto. Esatto, a proposito di mangiare, qui ci attende la pizza. Bene. E se non andiamo, mia moglie mi picchia, lo sai, vero? Allora dobbiamo correre, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, non vi dico di iscrivervi al canale di Fabio, perché forse siete già iscritti. No, voi iscrivetevi, non vi preoccupate. Non si sa mai. Però iscrivetevi anche al suo, dai, ragazzo, qualcosina interessante pure racconta. Sono belle queste collaborazioni, dobbiamo farle più spesso. Quindi sì. Adesso venite in Sardegna, voi siete invitati. Se volete collaborare, ragazzi, con la giusta motivazione economica si ottiene tutto. Giusto, l'importante è pagare. Va bene, ragazzi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Fabio, grazie. Ciao, è stato un piacere. Andiamo a mangiare. Thank you.